Perché Beppe Vigani stasera è arrivato col sorrisino. Io Beppe lo conosco ormai da anni. È carico, col sorrisino è di chi si è messo dietro la Juventus in classifica. La classifica ci dice questo: 16 punti per il Napoli, 14 per l'Inter, 13 per Juve, Lazio, Udinese. C'è il Milan a 11, ovviamente il Milan con la partita in meno, 11 per il Torino, 10 per Atalanta, Roma e Empoli, 9 per il Verona, 8 Bologna e Como, tutte le altre a seguire. Guardiamo le ultime posizioni di classifica, esatto. 5 punti per il Genoa. Anche se è un po' presto, è una mia sensazione. Poi Napoli ha fatto lo scattino. Lottiamo per le briciole, Federica. Lottiamo per le briciole. Non ha giocato con nessuno il Napoli. Però ragazzi, vero, poi solo con la Juve. No, con la Juve ha giocato. Però ragazzi, poi il Napoli, tolte le prossime due con Lecce, l'altra non me la ricordo, adesso vi recupero le prossime Empoli e Lecce, Federica. Empoli, Napoli, Lecce. Una dietro l'altra, scusatemi. Milan, Atalanta, Inter, qui manca la Roma, però dopo l'Inter ha anche la Roma. E lì si vedrà il Napoli. Lì si vedrà se il Napoli spero di non vederlo. Ma la verità è che la classifica dice un'altra cosa, non dice la fuga del Napoli, non dice, dice che è un campionato dove tutti possono perdere con, dice che con tutti possono perdere con tutti. Sì. Non c'è, ci sono delle squadre che sono partite magari di sorpresa del campionato, poi adesso sono ultime. Hai talmente ragione che prima della partita col Cagliari cosa si diceva della Juventus? Meravigliosa, stupenda, qui e là, e poi col Cagliari? Ha pareggiato, quindi un Cagliari che era nelle ultime posizioni della classifica, quindi hai ragione, può succedere di tutto. C'è una logica però, Tiziano, in tutto questo, non è un alibi. La Juve gioca molto bene quando trova degli spazi, vedi PSV Eindhoven, non è un caso, in Germania, ecco, con l'Ipsia. Quando trova delle squadre che si chiudono... Proprio per quel motivo devo giocare in maniera di non dargli spazi, proprio perché hai ragione. Dodò col pari va con la Trivela a uscire, Maignan con i pugni non benissimo, però efficace. Adesso vediamo se Milan riesce a uscire, c'è un giocatore fiorentino a terra, Goodmus in attenzione a 20 metri, c'è Ken che sarà 8 metri in fuorigioco, infatti parlo di Dodò per terra, da capire come... si è fatto un male, calcetto, ha fatto tutta la scena che da qualcuno lo va a raccogliere, il capitano del Milan Hernandez adesso si avvicina all'arbitro per sincerarsi delle sue condizioni, resta comunque a terra Dodò, dice mi ha fatto un fallo, dice all'arbitro, adesso rivediamo le immagini. L'ha sfiorato. Può anche dare fallo, no? Ma quello che non funziona è che questo giocatore rimanga per terra. Stanno controllando, se... Mica dentro l'area, che cosa è dentro l'area? Ci ridanno le immagini, perché nel calciare Teo Hernandez prende il piede di Dodò, non so se stanno controllando se è dentro l'area. Sì, è dentro l'area. Cade fuori. Con rigore qua, ragazzi. Stanno controllando, vediamo un attimo, l'arbitro parla, c'è un potenziale calcio di rigore per la Fiorentina a questo punto. Siamo in attesa di capire, vediamo, dice l'arbitro. Che... il fallo è dentro l'area. A capire che è dentro l'area poi. E il fallo Teo non colpisce il pallone, ma solo il piede di Dodò che è in area di rigore. Questo è quello che dicono, che dice l'arbitro. E come fanno a subirlo? Perché la palla è proprio al limite, Stiamo rivedendo le immagini, a me sembra dentro l'area, poi dovrò cade fuori. Adesso stiamo cercando di capire se ci danno anche un'inquadratura un po' più... prende il piede. Sì, però ragazzi, la sfiora appena... credo sia calcio di rigore per la Fiorentina. Sei andata a rivederlo, È finito il calcio. Se guardano un frame, ragazzi, lo toccherà anche. L'ha preso. Ma non si muove manco lo scartino. È il protocollo che va cambiato. Quello l'ha preso. No, lo prende, è il prende. Il protocollo che va cambiato. Questo, è un po' come nel... Perché è calcio di rigore? Secondo me non è rigore, ragazzi, sta roba qua. Non può essere... Se dobbiamo fischiare tutto non è più calcio. Ma dai, rigore. No, ma devono spiegare al mondo. Non esiste sta roba. No, perché devono spiegare... Perché qui solo in Italia sono impazziti. Non esiste. Perché qui la palla è già giocata. Non è più giocabile dall'attaccante. Viene sfiorato senza nessuna violenza. Viene sfiorato, ragazzi. Non viene sbilanciato. Questo vuol dire che allora, siccome il piede non è diverso dagli altri piedi, e non è step on foot, perché i piedi sono in aria, allora mi devo spiegare perché differenza c'è se uno appoggia la manina sulla spalla dell'altro. No, hai ragione, Mario. Oggi il rigore di cose. Molto arrabbiato. Perché non devo spiegare perché sono impazziti. Non c'è stata deviazione, così. No, sono impazziti, ragazzi. È una malattia mentale, è un virus che è entrato. Scusate, allora calmatevi un attimo. Seguiamo questo calcio di rigore.
fatto nel cervello degli arbitri e del VAR. Ragazzi, è gravissima questa cosa, perché non c'è nessun danno, né c'è violenza, e non è step down foot, perché non è portiere, il piede non è per terra, è uno sfioro in aria dopo che ha giocato in pallone. Allora, un attimo, calmatevi un attimo. Allora, chiedo già alla regia, appena possibile, seguiamo prima questo calcio di rigore, di provare a sentire o Dennis o Bonfrisco, appena possibile. Seguiamo però il calcio di rigore, va sul punto di battuta Mose Ken. Sì, ci va Ken. Però, Fede, però io quello che volevo dire, avevano detto che non avrebbero più dati i rigorini o robe del genere. Cioè, io posso capire che Teo fosse in ritardo, no, ma perché Vlahovic non gliel'hanno dato la partita? Non si vede lo spostamento dello scarpino. 10 volte su Vlahovic. Seguiamo però il rigore, perché si prepara a calciare Ken. Ci va Ken. Cioè, non si vede neanche lo scarpino al rallenti che si sposta, quindi che violenza potrà mai aver dato in quel calcio, ragazzi? Ha sfiorato il laterale. Rigore completamente inventato. Dopo che ha calciato, ci va Ken. Attenzione Ken, Magic Mike. È giustizia divina! È la giustizia divina questa! È Magic Mike! Bravo Magic! Magic Mike! Che la tiene anche lì! Perché questo non è mai rigore! Che non lo fa ripetere! Qua bisogna stare sempre attenti a tutto! Che qua sono pazzi! Calciata anche male da Ken! Bravo Magnano! Bravo Mike! Però non l'ha calciato benissimo. Probabilmente anche tutto quello che ha circondato la situazione ha creato un po' della tensione allo stesso Ken, che non è mai stato un giocatore. Attenzione che ci prova Abram dalla destra! Temmi all'indietro per Rafa, lunetta dell'area di rigore in posizione centrale. Rafa prova a calciare ribattuto dalla Fiorentina. Dai, adesso diamo una sferzata a questa partita del Milan, però. Se ne occupa Robin Gosens. Vediamo la rimessa laterale, giocata di vicino per Adli, che si libera molto bene. Oh, mamma mia, che gol! Che gol ha fatto! E arriva il gol dell'ex, che non esulta, come un simuro inaspettato. Adesso lo voglio rivedere, perché non ho capito se c'è stata una minima deviazione qualcosa, però... Un tiro raso terra bellissimo, potentissimo, quello di Yashin Adli, che ovviamente non esulta contro la sua squadra, vanno tutti lì, ex squadra, scusatemi, ad abbracciarlo e a festeggiare con lui. Lo voleva, il però uno sguardo indemoniato. Gol, Si è liberato di Pulisic, che è entrato in aria dall'estrema sinistra e ha calciato palo interno gol con Maignan, che è incolpevole. E vabbè, cosa fai? È dall'altra parte. Bello gol di Yashin. Peccato che doveva farli a Milan, no? No, Vabbè, allora, tutto riparte da una rimessa laterale corta per Adli, che recupera, prende palla dalla rimessa laterale, si mangia e non so il boccone Pulisic, che entra in area da questa distanza qui, calcia, becca il palo interno e batte Maignan. Non se l'aspettava nessuno, un gran bel gol della Fiorentina, che passa in vantaggio con l'ex Yashin Adli, 1-0 per la Fiorentina. Siamo al 35esimo minuto di gioco. 10 minuti più recupero alla fine. Arbitro, così non puoi giocare, così non possiamo giocare. Andiamo via. Noi non giochiamo, ce ne andiamo. È perché dai. Adesso palla lunga, Abraham sfiora il suo marcatore, punizione. Sì, questo non era fallo, questo è assurdo. Questo non è mai tutte le punizioni che ha fischiato la Fiorentina, nessuno era fallo, ragazzi. No. E qui stiamo veramente perdendo il senso della cosa. Che ha giocato di martedì. Attenzione a questo Pulisic, 20 metri in terra. E questo cos'è? Rigore per il Milan. Ha rischiato uno. Si è fatto la sua volontà. Sì, questo c'era. Io non ho dubbi. Dice calmi, aspettate. Perché ovviamente i giocatori della Fiorentina si stanno lamentando, hanno circondato l'arbitro. Adesso andiamo, adesso ci daranno sicuramente le immagini. Cerchiamo di capire. Così live... Sembrava, credo, a tutto lo studio calcio di rigore. Reinders era tu per tu con De Gea. Allora, Pulisic ha fatto una cosa pazzesca. Cioè, nonostante avesse subito fallo, un fallettino, resta comunque in piedi e dà una bella palla a Reinders, che entra in area ma viene atterrato da... Non ho visto Ranieri. Da chi? Ranieri, sì. Perché non c'è l'ammonizione? Perché? Adesso seguiamo questo calcio di rigore. 46. Teo col mancino. Teo e palla De Gea! Ma come? No, non ci credo, Beppe lo aveva detto, bene, però. Sì, ma Beppe lo aveva detto. C'è De Gea.
l'aveva calciata raso terra alla sinistra di De Gea, che si è buttato quasi vicino al palo sul calcio d'angolo per il Anche questo è un rigore sbagliato, ma questo è calciato leggermente meglio rispetto a quello di Kane. Bravo il portiere. 2 minuti di recupero, come avevo ipotizzato. Stacca Kane. Milan ha avuto l'occasione per chiudere il primo tempo in parità. Bravi due portieri in questo primo tempo, perché poi sul gol di Adli, che è stato così immediato e inaspettato, si poteva fare veramente poco. Il Milan chiude comunque in attacco, se ne sono andati 20 secondi dei primi 2 minuti di recupero. Va Rafaleao dalla sinistra. Ci prova una calcio d'angolo per il Milan. In corner, 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 andiamo! Dai Tiziano, guarda lì. Dai palo! Menian è uscito recuperando la palla. Segna il gol, palo! Di testa, tra l'altro in maniera anche un po' scoordinata, credo. 53! Sì, lo vedevo zoppicare e mi stavo preoccupando. Dai, calcio d'angolo per il Milan. Dai ragazzi, buttamola dentro. Temmi, la puoi buttare tu gentilmente, che non ti ho mai visto far gol a parte sul rigore? Dai, Teo chiama lo schema, vanno alza il braccio destro. Va Tomori, la palla anche dentro sul secondo palo, su Morata che la ricrossa dentro, la palla che rimane divagante. Calcio di rigore per il Milan! Rigore! Calcio di rigore, rigore per il Milan! Rigore. Calcio di rigore per il Milan, Tiziano! Rigore, rigore! Calcio di rigore per il Milan! Rigore! Sì, cerchiamo di capire come sta Gabbia, che rigore, ha preso rigore, rigore! Ha preso un bruttissimo pessone da Ken ed è a terra piuttosto dolorante. Vediamo Gabbia Morata che fa il ponte di testa. Gabbia anticipa Ken, che per lo stesso ragionamento, ma stavolta molto più pericoloso. Non è la stessa cosa, no, qui nel c'è senso una la dinamica. Questo non può, Gabbia colpisce. Questo non può non essere rigore. No, capito. Sì, però la teoria è la stessa. La dinamica però è la stessa, e da regolamento da un anno e mezzo a questa parte non si vede l'intensità del tocco, ma si considera la negligenza al di là dell'intensità. Questo sicuramente è più intenso rispetto a quello di Teo Hernandez. Stanno però rigore controllando. Confermato, ha fatto così, rigore, ha detto proprio, guarda, confermato. No, gli ha rinviato la gamba, detto, cioè non è che confermato. Ha detto così. Confermato, sì, l'ha indicato, ha detto confermato. La differenza fondamentale, chi va a battere. La differenza fondamentale è che qui gli ha rinviato la gamba e che l'ha visto l'arbitro. No, ma sono d'accordo con te, Mario, però cioè, la teoria che ci spiegava Dennis è che la stessa la dinamica è la stessa. No, non può essere la stessa cosa, ma adesso non è questo, perché non è perché per il Milan, questo gli ha dato un calcio. E allora è imprudenza, negligenza e non ci può essere niente. Non se ne parla. Chissà come mai non non se ne parla, perché giustamente c'è uno che ha 100% di riuscirei score. A guardarlo, Mirko? Sono qua. Devi, per forza, è obbligato. Morata non è un giocatorista? Sì, anche. Anche lui. Butta centrale una legna. Vai, Ebram. Segni. Ebram. Tutto pronto. C'ho una paura, ragazzi. Tutto pronto. Ebram. Ce lo racconta Crudeli, dai. Vai, Tiziano, Ebram. Raccontacelo tu, perché Mirko non lo vuole Ebram guardare. Tiziano Crudeli, dai. Ebram. Ebram. Chi è che tira? Ebram. Concentratissimo De Gea. Ebram. Ebram. Nervosire un po'. Ebram. Perdendo un po' di tempo. Ebram. Allora, Ebram. Ebram. È ancora parato, ragazzi. 2 su 2, pazzesco. Non ci credo! Pazzesco. Ma andate a cantare là! 2 su 2. Non ci credo! E c'è Pulisic che non lo fa calciare, ragazzi! Ma lo fate apposta! Vabbè, facciamo non i complimenti, i complimenti a De Gea. Non ci credo! Fare. Che è incredibile! Però sì, perché anche Ebram non l'ha calciato male. Bravo, ragazzi, ma non ci credo! Ma dai, ma su! Comunque, io sono qui dalle 18 e lo devo dire, c'è okay anche... Io vorrei troppo rivederlo questo rigore. Perché questo me rigore non lo so se era regolare. Rava Ioli aveva detto attenzione a De Gea perché è un ottimo verissimo portiere. Secondo rigore è sbagliato. Quindi diamo a Cesare quel che di Cesare. Diamo a Rava Ioli quel che di Rava Ioli. No, però... Gabbia sinistra per Fictomori, ancora per Teo. Teo la mette dentro sul secondo palo. Puli! C'è stato questo gol più uno! 5 gol più 1! Cioè, te l'ho detto un quarto d'ora prima che era gol, non te ne sei accorto! Mamma mia, qui! Dai! C'è stato questo clima surreale, non capivo!
No, io l'ho detto subito, gol, appena è partito il tiro. Però c'è stato, non lo so. Allora, è stato un gol pazzesco. Ci ha messo due secondi la palla entrare, ma io l'ho visto subito che era gol. È una volée, Federica, veramente. Bel gol. Sì, sì, davvero, davvero bello. Un'apertura che è arrivata dalla sinistra, dai piedi di Teo Hernandez, che si fa perdonare. E da questa distanza qui, Pulisic la colpisce con l'interno della... Interno piatto, sì. Sì, della gamba destra, sì. Io proprio con la destra, la sinistra, stavo controllando la mia gamba. Cinque gol in campionato più uno in Champions. Non sbaglia, è una mezza... No, cioè, mezza acrobazia. No, la cosa bella, Fede, è che il cross scavalca il centro della rigore dove ci sono i duelli dei giocatori. Esatto. E Pulisic ha l'intuizione, perché è molto dietro rispetto a tutti gli altri, di capire che la palla sarebbe arrivata dopo questo gruppo, si inserisce e fa una specie di pallonetto sul secondo palo che si vedeva che entrava, e qui non ci credeva nessuno, ma si vedeva che entrava. L'uomo che ci stava deludendo nel primo tempo, perché da lui ci aspettiamo sempre tanto, non ha deluso quando gli è arrivata la palla giusta e di cattiveria l'ha buttata dentro. Infatti anche l'esultanza è stata rabbiosa. Ginetto, però questo è rigore. Lo prende. Questo è il terzo rigore. Ragazzi, Matteo, veramente stasera, secondo me, non sì, lo so. Sarebbe il quarto rigore nella partita, Beppe. C'è una partita. Sì, ma dopo che ha già scaricato la palla da un quarto d'ora, uno viene toccato. Sbagliano anche questo. Vabbè, lo va a vedere, credo. Sì, aspettate, dice l'arbitro, aspettate un attimo. Io non ho capito che vai a fare a rivederlo, che intanto lo dai sicuro, perché tu no, sei uno... di ricominciare, mi sa, sai. No aspettate, check in progress, non vi mettete davanti, continua a fare così, c'è cover, ve l'ho detto, si ricomincia, non ha dato nulla. Allora vado in pubblicità, vado in pubblicità, torniamo tra poco. Difesa di burro, gol di Biraghi, 3-2. Gudmundsson, confermo, vi faccio vedere quello che è successo alla lavagna, perché c'è stato un rilancio lungo con la palla che attraversa tutto il campo. C'erano sia Ken che Gudmundsson salta, recupera la palla e Tomori va completamente a vuoto, quindi si immola verso l'aria. Gudmundsson con gabbia che non ci arriva a fermarlo da questa distanza qui. Con un tiro preciso batte Maignan, quindi si riporta in vantaggio la Fiorentina, ma dormita generale del Milan. Ma sì, perché poi anche Ebram ha avuto un'occasione clamorosa, altro piraparata di De Gea, però lì Ebram deve far gol, cioè, ma è un attaccante, sei lì a un metro dalla porta, tira una legnata, invece no, gliela tirata raso terra, De Gea è riuscito a intervenire, poi rilancio lungo su una punizione, tra l'altro Tomori, errore inspiegabile che neanche gli esordienti fanno onestamente. Una palla alta, sbagli l'intervento, tutto la puoi rifare, leggere con tutto per il tempo. Voi, ragazzi, tutto da rifare tutto per da il rifare. Milan. Adesso è Fofana. Ragazzi, ma sono veramente... È vero che Tomori ha sbagliato un'entrata che non si dovrebbe sbagliare, però ci vuole anche la sicurezza dietro chi va a saltare di testa. Quindi gabbia che c'era, ma ci doveva essere anche Teo Hernandez, che non c'era. Occhio Emerson, che va dalla destra, prova a crossarla sul secondo palo. Troppo sotto il portiere De Gea, che stasera non ha sbagliato veramente nulla. Beh, uno dei più forti portieri del mondo, e oggi è il più forte portiere del mondo. Nel senso che ha giocato bene. Entra Biraghi adesso, questo è il cambio per la Fiorentina. Qua me Biraghi. 93, recupera per un Emerson Royal. 2 minuti e mezzo alla fine, vediamo se recupera ancora qualcosa, visto che di fatto non si è giocato. Ebram prova a spizzarla di testa. Ebram, anche te è una delusione stasera, ragazzi. Fofana, uno dei pochi a metterci sempre il piede. Adesso ancora il numero 99 della Fiorentina, Kouamé, che gioca all'indietro. La Fiorentina che prova a gestire il pallone, rilancio lungo a cercare fuori Ken. Gioco, fuori devi gioco. Fischiare fuori gioco! Sì, perché quella è palla nostra, oh, però devi fischiare fuori gioco. Non lo fischiano adesso. Ken che recupera il pallone, dall'altra parte, mamma mia, perché c'è ancora Ken che recupera il pallone al limite dell'area di rigore. Calcia, traversa incredibile, traversa Rinea. E la palla però questa. Ma tutto questo, tutto questo è colpa tua, arbitro, sì, perché è fuori gioco nettissimo. Ragazzi, quest'arbitro qui è qualcosa di scandaloso, veramente. Ha perso un minuto di gioco senza motivo. Adesso il pallone è fermo alla bandierina d'astuzia, con Caiotti, che prova a perdere secondi, calcio di punizione Hernandez, per la Fiorentina. Sì. Come diceva il grande Bruno Pizzo, si lotta in un fazzoletto. Sì. Mamma mia, che traversa, Ken. Sì, che però lì Milan, non qui. Ci deve arrivare lì, Fede, perché l'azione è partita da Ken, che era in fuorigioco. L'arbitro ha fatto proseguire perché Emerson Royal ha colpito di testa rilanciando, ma lì se riprende palla la Fiorentina tu devi fischiare fuori gioco. Tant'è che poi sono arrivati a questa occasione. Manca un minuto. E l'arbitro è tutto contento se vince la Fiorentina, cioè questo è evidente.
No, ragazzi, ha dato due rigori al Milan e c'ha la coscienza pulita, fa contenti quelli che giocano, quindi là adesso li fa stare bene due minuti. Beh, praticamente il recupero se n'è andato senza giocare. Penso che un altro minuto dopo sì, debba credo che, però non ne sono molto convinta. Secondo me al 95esimo fischia alla fine l'arbitro senza concedere dell'extra time. Mancano praticamente 30 secondi alla fine della partita. Non si gioca a Firenze. È minaccioso però Pairetto. Va lì che gli dice adesso ti ammonisco. Ancora fallo? Fallo per il Milan, mancano 10 secondi alla fine del tempo. Che Teo prova a battere veloce, la palla che passa. Beh, veramente l'anticalcio. Sì, veramente. Come Chukwueze se ne va sulla destra, fermato. Adesso quarta, Bove, ha ammonito anche Bove. Chukwueze che a momenti dà una ginocchiata in faccia, giallo per Bove. Vuole partire veloce il Milan, e allora batte veloce, si va sulla sinistra da Teo. Però l'arbitro dice no, dovete ribattere, Pignolo, perché io sono Pignolo, ci sono due un altro butta il pallone in campo, come i bambini dell'asilo. E si ricomincia, dai. Ma veramente, veramente, quando dovete poi smettere di... dovete retrocedere. Quando uno fa una cosa del genere, deve retrocedere. Dicono queste cose. O fa una butta la palla into the box. Perché se uno butta un altro pallone in campo, si meritano di retrocedere. Non finita. C'è niente, è finita. Ragazzi, ma è qualcosa di osceno. Adesso c'era una punizione per Reinders ai 25 metri sulla destra, punizione per il Milan quando sono passati solo 20 secondi oltre il tempo e si è perso una marea di tempo oltre il recupero e l'arbitro dice è finita. Ma guarda, per favore, fai un favore al mondo e non arbitrare più, per favore, te lo chiedo, perché è qualcosa di allucinante. È una roba, io non ho mai visto una roba del genere, no, un arbitro così. Allora, una sconfitta pesante, che ci dice che il Milan non è guarito, che arriva prima della pausa e quindi se ne parlerà tutta la pausa, non faremo altro che parlare di tutti i limiti che il Milan ha mostrato ancora una volta. Adesso vi faccio vedere, se mi date due secondi, la classifica aggiornata di Serie A e poi andiamo ad analizzare tutte le grafiche della partita, però vado così. Espulso per Teo Hernandez. Ha espulso Teo alla fine della partita. Solo perché probabilmente gli è andato a dire che è stato un pessimo arbitro. Perché anche alla fine tu non puoi non far battere quella punizione. Si è tolto la fascia, tipo l'ha mandata a quel paese, togliendosi la fascia. Però vado subito da Tiziano per un commento a caldo. Vergogna. Oh, sono sicuramente deluso, però prendo atto di che c'è qualcosa, ci sono diverse cose che non funzionano nel Milan. E quindi ho dei rimpianti perché abbiamo sprecato delle opportunità, ma abbiamo concesso anche troppo alla Fiorentina, che merita, a mio modo di vedere, questo 2-1. Anche per i meriti propri e per i demeriti del Milan. Vanno comunque sotto la curva i giocatori. Ma invece prendere... andare sotto la curva. Ma non fate le cavolate che fate. Cioè, adesso, ragazzi, questa cosa di andare sotto la curva è ridicola. Perché Teo Hernandez non può fare quello che ha fatto. Cioè, a me non mi piace attaccare i giocatori. Io non mi avrete mai sentito dire quello è scarso, quello è scarso. Però, dopo che ti sei mangiato un rigore, Dopo che ne hai usati almeno quattro in totale, un po', eccetera, eccetera, ti sei fatto espellere e poi vai sotto la curva. C'è una sola soluzione, cioè, Federica, ragazzi, questa. Dimmi, prof. È questa la soluzione. Non so se riuscirà a inquadrarla, ma la soluzione è lui. E Sarri, non vedo più niente, c'è il riflesso delle luci. Però se non è vero, il derby ha, diciamo, salvato Fonseca, che aveva un piede e mezzo fuori. Ha un po' illuso tutti quanti, però il Milan sta mostrando i limiti, tanti limiti che non si sono visti contro il Lecce, perché sulla carta comunque, con tutto rispetto, una squadra inferiore. Oggi, quando hai trovato una squadra più organizzata, non guardiamo la Champions League, ok, però stasera prima hai trovato una squadra un po' più organizzata. No, ma facciamo una domanda, che non ha giocato neanche. Cosa sarebbe successo in questo spogliatoio con Conte allenatore? Cioè, ragazzi, non sarebbero mai arrivati a questo, Mario, secondo me. Beh, può essere non che ci si arrivi, non lo so. Non lo so, ma io voglio capire. Cioè, infatti, ragazzi, vi racconto un aneddoto velocissimo. Juventus, Cagliari, stavamo 1-1, 0-0, comunque stavamo pari, ultimo minuto, assediati. Loro forti di testa, calcio d'angolo, fa entrare un mio compagno di squadra apposta per marcare il più forte della Juventus di testa. Calcio d'angolo, questo salta, la prende la traversa e non fa gol, per fortuna. Finisce la partita, Mazzone, questo giocatore che è entrato per marcare quello che ha preso, l'ha distrutto.
negli spogliatoi. Cioè, allora, voglio dire, questi errori non si possono tollerare. Cioè, ci sono degli errori che non si possono fare. E molto dipende dalla direzione che gli dà l'allenatore. Ma infatti, Mario, secondo me, più che il gioco, cioè, è colpa di Fonseca la non concentrazione dei giocatori del Milan. Sì. Tomori che la palla arriva spiovente da un calcio di punizione a 86 km e cicca l'intervento. Teo che causa 4 rigori. Emerson Royal che facesse un passaggio giusto. Ebram che non segna su azione ma manco a pagarlo d'oro. Ragazzi, cioè... Ma poi non hai un'identità, no, Mirko. L'errore di Abraham è un po' un'altra storia. Quelli, sì, vabbè, ma no, ci ma metti per dire, tutto. Non bisogna confondere gli errori di esecuzione, dove quello può sempre succedere quando si va in diretta, va bene, perché sennò siamo qui a dire... E gli errori di concentrazione. Gli errori di concentrazione non sono ammissibili. Certo. Perché tu ti stai giocando le cose importanti, devi essere concentrato. E quello non puoi sbagliare. Manca non un'identità puoi. E manca anche, secondo me, la determinazione. Cioè, io sono... quella che abbiamo visto nel derby, oggi proprio niente. Ma per dirti, io sono uno un po' fumino, no? Come si vede. Ma io non ho mai preso un cartellino che non volessi prendere. Mai. Perché? Perché il calcio e la mia squadra venivano prima di me. Quindi io non potevo permettermi di incavolarmi con l'arbitro. Non potevo. Facevo un danno alla mia squadra. Cioè, questa mentalità però bisogna avercela in campo. In tutte le cose, se no non arrivano i risultati per forza. Cioè, o vinci 4-0 oppure non arrivano.